ogni età è un piacere pensare che ci sia qualcosa di più veloce della luce. E come ci sono gli abissi siderali, così ci sono gli abissi della fonte della vita. Perché è bello poter pensare alla parola acqua. Leggiamola alla latina, acqua. Acqua dalla quale? Mettiamoci il verbo, nascimo. Nasciamo dall'acqua. Sapete perché io non ho paura? Perché si sta tornando a cercare nell'immaginario un pensiero forte e si sta cercando di trovare nella poesia un pensiero forte. Noi siamo abituati a dividere la poesia dall'arte. Io dico invece che dovremmo fare attenzione alla poesia che coinvolge tutte le arti. Quella della parola e quella dell'immaginario, perché io gioco, siamo noi ad aver inventato le muse, non hanno inventato loro i poeti e gli artisti. Se nell'alto ci sta tanto di quel trash che ci fa tremare, figuriamoci un poco nel basso che ci deve stare, e scatta il meccanismo di un giovane artista che va a investigare la natura del nostro tempo negli abissi. Non ha scelto la superficie, ha scelto l'abisso, alto come basso. E è andato a investigare anche il problema della luce, per dire, fino a un certo punto ci arriva, dopo non ci arriva più. E forse in questa inversione ci fa paura, perché nella logica noi la luce la portiamo dal buio verso est, anche quando ci facciamo la croce. Alto, basso, ovest, est. E questo ovest-est che determina la spiritualità, che altro non è se non una qualità della materia. Quando noi l'abbiamo raffinata al punto giusto, questa qualità della materia prevale sulla materia stessa. E io dico che uno sconcio di marmo inutilizzabile, se passa per le mani di un non meglio identificato Michelangelo, diventa Pietà Rondanini. Questo è tutto. Thank you.
ma il pensiero lo porta ad andare giù fino in fondo. E quindi cominciamo piano piano a leggere questa sua immersione totale nel profondo. Legge gli abissi marini, dove cioè la luce non può arrivare, ma lui ci può arrivare, perché più veloce della luce ci arriva con il pensiero, e va a vedere laggiù gli effetti del dramma, della contaminazione avvenuta in alto, dove praticamente può leggere, tutte le volte ha fatto, la spuma dell'onda. Poi che cosa fa? Comincia a guardare queste creature così come veramente erano e va a dipingerle con la sua modernità, ma con il riferimento al mondo classico. Dopodiché riflette, dice la luce, vedete, sono in piena luce, e va a verificare poi, illuminando il tutto, in basso, che accade? Accade che queste creature che erano in basso vengono irretite. Ci sono le reti, guardate, ci sono qui tanti segnali che indicano i superi delle reti, ma non sono reti che servono per pescare, sono quelle reti che vengono calate negli abissi in modo che pesi tutto insieme e vanno a depositare l'immondizia in basso. Siamo allora di fronte a una mostra per l'Italia in cui si dice, sentite, io vi dico che cosa mi è capitato, non devo raccontare che gli è capitato, si è trovato in un mare che pensava pulito e lo ha visto sporchissimo, da quel mare in superficie è passato e transitato ad un mare più profondo, è passato al mistero del mare. E ha riportato questo mistero dall'uomo sensibile a quello della vita, dal quale nessuno di noi può sfuggire.